Salve a tutti, in questo video vedremo una partita dannata del campione del mondo attuale, Magnus Carlsen. Stiamo parlando del 2005, quando aveva solo 15 anni, ma già era una grande promessa dello scacchismo mondiale. Lo vediamo qui affrontare nel campionato norvegese, un proprio connazionale chiaramente, Geir Sune Tallasken Osmoe. E sì, ok, a volte penso quanto siamo fortunati ad avere un campione norvegese che ha un nome abbastanza semplice, come Magnus Carlsen, non come Geir Sune Tallasken Osmoe. Ma vabbè, lasciamo perdere questi dettagli e vediamo un po' cosa hanno combinato questi due in questa partita che è un po' passata alla storia. Questa partita Carlsen gioca con il bianco e Tallasken Osmoe gioca con il nero. Ok, questa è l'ultima volta che me lo sentirete dire. Ok, cavallo F3, cavallo F6, presumibilmente si potrebbe entrare una partita a reti, però C4, quindi già si sconfina nell'inglese, e con questa mossa in qualche modo il bianco si premunisce un buon controllo su queste case. Tipicamente la spinta D5 ora non è più fattibile, anche perché il bianco può decidere semplicemente di cambiare un pedone laterale su quello centrale del nero. Si prosegue quindi con E6 che apre la via di sviluppo per questi pezzi, e ora D4, il bianco controlla abbastanza bene il centro. Ecco che viene giocata B6, quindi si rientra in una specie di difesa ovest indiana, dove questo alfiere potrà scegliere dove andare tra B7 e A6. G3, buon compromesso. Il bianco presumibilmente svilupperà anch'esso un fianchetto per attaccare su questa diagonale, quindi eventualmente respingere subito questo alfiere. Ecco, qui la mossa più giocata effettivamente, quella che è stata fatta anche in questa partita, è alfiere A6. Si va ad attaccare questo pedone, si può creare qualche problemino in caso di apertura di questa diagonale, perché gli alfieri potrebbero essere cambiati e il re o la torre potrebbero essere costretti a catturare, quindi rovinando l'arrocco. Effettivamente qui una spinta E3 per aprire questa diagonale per la difesa non è troppo adeguata, in quanto questo cavallo sulle case chiare diventa un po' troppo debole. Quindi uno semplicemente può giocare D5 e aumenta gli attacchi su questo pedone. Chiaramente il pedone non può essere preso per il motivo che abbiamo detto prima. In questo modo il nero ottiene un po' di controgioco sin dall'apertura. Ecco perché Carlsen opta viceversa per la spinta B3 per difendere questo pedone. Ok, qui si prosegue con B5. L'idea del nero è comunque di rafforzare l'attacco su questo pedone. Una piccola perdita di tempo perché questo pedone è stato spinto ben due volte in apertura. Ok, qui che fare? Ci sono varie opzioni, tra cui molto interessante anche completamente ignorare questa minaccia. Perché ora il bianco, mettendo l'alfiere in fianchetto, si prepara eventualmente ad attaccare la torre di scoperta spostando il cavallo. Infatti, in caso di B per C, se subito cavallo E5 viene minacciata la torre, questo cavallo controlla C4 e qui presumibilmente il nero deve parare in difesa, ad esempio C6, B per C, buono e forte il centro del bianco. Il nero qui sta mangiando un po' la polvere. Comunque Carlsen adotta un'altra via, che è quella di catturare immediatamente questo pedone. L'alfiere riprende e qui si porta in fianchetto, creando una minaccia simile alla precedente. In questo caso però il nero può rispondere con D5 perché non c'è più il pedone che eventualmente può catturare appunto in questa casa. Ok, sembra un buon modo per chiudere questa diagonale da parte del nero. E si prosegue con l'arrocco da parte di Carlsen e cavallo BD7, sviluppo del cavallo verso il centro. Ok, mossa tranquilla, cavallo C3. Ecco che il nero qui perde un altro piccolo tempo perché l'alfiere è minacciato. Si deve ritirare in A6 mantenendo sempre questa pseudo inchiodatura sul pedone. Carlsen quindi sposta la torre, preannunciando un futuro sviluppo come ad esempio la spinta in E4, specie se il nero si attarda a arroccare il re lasciandolo al centro. Nero prosegue con alfiere B6, chiaramente deve premunirsi a una qualche difesa per il re il prima possibile e sviluppa quindi anche il pezzo. E ora qui ci poteva già subito stare 4 con minaccia di doppio.
quindi presumibilmente questo pallone andava cambiato. Cavallo per e4, cavallo per e4, torre per e4, il bianco ottiene un buono sviluppo di questa torre. Però dopo l'arrocco comunque il nero riesce in qualche modo a salvarsi, deve stare un po' attento perché l'attacco del bianco potrebbe montare. Ad esempio donna c2 già prevede possibili attacchi su questa diagonale. Viene ritardata un pochino questa manovra da parte di Carlsen, che viceversa gioca prima alfiere b2. E questa a lungo termine è una buona mossa perché porta l'alfiere già su una diagonale fortemente d'attacco prima di in qualche modo agire. Ok, anche il nero arrocca. E ora effettivamente 4. Quindi c'è nuovamente minaccia di doppio, quindi il bianco prende, stavolta di cavallo, ma non cambia molto. Avviene comunque il cambio di pezzi perché questo cavallo comunque qui è in una posizione abbastanza minacciosa. Viene fatto fuori, tra l'altro abbastanza buona questa manovra perché apre maggiormente questa diagonale di per e, torre per e, e si giunge in una posizione simile alla precedente. In questo caso però, tra le varie opzioni, il nero può attaccare questa torre e lo fa con l'alfiere in b7, di modo da contrapporsi anche all'alfiere campo chiaro del bianco. Ora la torre è sotto il fuoco avversario. Che fare? Riportarla indietro sembra un po' una perdita di tempo, quindi Carlsen decide di portarla in attacco. La posizione però non è facile perché ancora l'attacco su h7 non può montare, ecco perché qui il nero gioca alfiere 7, guadagnando, costringendo Carlsen a prendere un'altra scelta. E effettivamente ora Carlsen porta la torre in h3, che sembra una posizione molto molto strana, ma almeno da questo punto difficilmente la torre potrà essere attaccata. Ad esempio mosse come cavallo f6 avrebbero attaccato la torre se fosse andata in h5. D'altra parte però anche questa torre è poco mobile qui, rischia di essere anche intrappolata perché non ha vie di scampo sulla traversa. Ok, a questo punto cavallo f6 comunque, nero prova a rafforzare questo pedone. Questa manovra forse non era ancora così necessaria perché tra le altre cose blocca questa diagonale e il nero potrebbe avere meno possibilità a difendere manovre d'attacco come quella ad esempio cavallo g5. Comunque per il momento rafforza le difese. Qui Carlsen gioca donna e2 per liberare l'altra torre. L'alternativa forse più papabile poteva essere a prima vista almeno donna c2. E già montava l'attacco su h7, però qui grazie al cavallo ora il nero può giocare alfiere 4 e bloccare questo attacco guadagnando un tempo sulla donna. Quindi donna e2 effettivamente più positiva. Si prosegue con alfiere d5, l'alfiere si pone in una casa un po' più attiva, la torre 1. L'idea è di portare all'attacco anche quest'altra torre, ad esempio attraverso la casa e5. Per poi eventualmente in futuro essere riciclata su h5, ove fosse possibile. Qui nero gioca donna b8. Anche questa è una manovra un pochino lenta. D'accordo, ora la donna è libera di scorazzare sulla colonna B, però blocca un po' la torre. Diciamo, manovra d'attacco c'è, ma un po' lenta. Ed ecco infatti che Carlsen comincia a passare all'attacco. Cavallo e5. Ed è quella di togliere di mezzo questo alfiere, che tra l'altro non si può neanche spostare senza lasciare la torre in presa dietro, e così facendo effettivamente ora, anche se viene difeso con la donna, avviene comunque il cambio. Quello che succede è che ora non c'è più il problema su questa diagonale e difatti Carlsen può giocare donna c2. Prima l'alfiere si sarebbe potuto porre in e4 come abbiamo visto per bloccare questa iniziativa, ora viceversa il bianco è più libero per attaccare h7. Tra l'altro ora Carlsen sta attaccando anche c7 e quindi insomma buona iniziativa per il bianco. Qui forse valeva la pena giocare h6 per bloccare il più possibile gli attacchi su h7. Vedremo perché. Il fatto è che anche perdere questo pedone non era di grande importanza perché il nero guadagna diversi tempi di sviluppo, ad esempio alfiere d6, tra l'altro aumentando la pressione anche su questo cavallo, scaccia la donna che presumibilmente dovrà rientrare in qualche modo
e poi guadagna anche della colonna C da parte della torre, con ulteriore perdita di tempo del bianco. Probabilmente il nero non stava troppo male nonostante il pedone di svantaggio. Ok, comunque il nero qui gioca C5 per difendere questo pedone. Per un momento trascura eventuali problemi su H7, visto che comunque c'è il cavallo a questo punto che può difendere. Ok, però qui il problema è che il bianco ha iniziativa, perché ora c'è solo questo difensore su H7 e quindi si può giocare cavallo G4. E effettivamente ora la semplice minaccia di cattura più un matto a seguire è forte. E non le prende provvedimenti giocando H6. E effettivamente così blocca questa iniziativa. L'altra opzione poteva essere giocarlo in H5, però effettivamente, vista questa possibilità di attacco con torre 5, sembra che questo pedone abbia vita breve. Ad esempio, la donna si deve spostare, magari mantenendo la difesa di questo cavallo. Cavallo per F6, alfiere per F6, torre per pedone. Ora effettivamente il bianco strategicamente sta messo molto bene, anche se il nero magari riesce a difendersi semplicemente spingendo in G6, però chiaramente vantaggio buono del bianco. H6 pertanto sembra un po' più conservativa, però carsene ancora le sorprese in serio. Innanzitutto torre 5, e anche qui chiaramente guadagno di tempo e porto un pezzo in attacco. La donna si sposta in F3 mantenendola il più attiva possibile, per il momento non c'è pericolo che venga attaccata, quindi tanto vale lasciarla in attacco, anche che abbia forse qualche funzione difensiva lungo queste linee. E ora però è il momento di Carlsen di darsi da fare. E qui effettivamente comincia il vero e proprio attacco tattico. I pezzi sono ben posti, Carlsen ha provato un po' a indovinare. Qui ha giocato cavallo per H6 e effettivamente questa mossa distrugge completamente la struttura del nero. Che fare? Questo è scacco, chiaramente non ci si può, non si può rifiutare questo cavallo, anche perché se il nero si sposta chiaramente finisce su uno scacco di scoperta. Quindi G per H e torre per H. Ok, sembra ancora abbastanza tranquilla la situazione, se non fosse per torre G5 con minaccia di matto. Come fare a reagire a questa situazione? Ad esempio, bloccarlo con la donna è una delle poche opzioni possibili. Questo cavallo non si può muovere per via del matto, però semplicemente il bianco gioca F4 e ripropone lo stesso problema. Qui il nero deve perdere materiale per salvarsi dal matto. Quindi viene giocata re G7, che è l'altra opzione, andando a minacciare la torre. E effettivamente qui il bianco non è che possa perdere troppi tempi a salvare questa torre. Difatti Carlsen gioca la mossa più corretta. Torre G5, altro sacrificio di materiale, torre da scacco. Qui chiaramente non c'è altra soluzione che catturare questa torre. Tra l'altro si minaccia anche la torre. Il problema è però che effettivamente questo re comincia veramente a essere molto molto scoperto. E qui c'è una sola mossa giusta che permette al bianco di mantenere il vantaggio. Spostare la torre lascerebbe opportunità al nero di entrare in difesa e salvarsi la pelle. Viene giocata alfiere C1, con minaccia di scacco di scoperta. Effettivamente questo scacco non può essere parato, perché il re non si può spostare, tutte queste linee sono chiuse, il re è bloccato in questa posizione. In partita si è giocato C per D, anche perché il nero non ha granché di meglio da fare, almeno si cucca un pedone. L'altra opzione papabile poteva essere magari portare il cavallo in E4 per bloccare questa linea e dare maggiori opportunità al re di fuga, però qui semplicemente viene dato lo scacco, il nero perderà la donna e presumibilmente anche questo cavallo sarà messo male, ad esempio dopo che il re si sposta, torre per F3. E se si può comunque salvare il cavallo, ma dopo di per C il bianco ha un notevole numero di pedoni di vantaggio, quindi è un discreto vantaggio materiale. Quindi giustamente mi ha giocato C per D, sperando che lo scacco di scoperta del bianco non sia così devastante.
Effettivamente, se qui il bianco giocasse appunto torre f5 per cercare di mangiare la donna si può spostare per bloccare lo scacco, questo è molto importante, e allo stesso tempo rimane la torre bianca in presa. Quindi qui che fare? Presumibilmente il bianco può dar via la torre con scacco, andando a mantenere l'attacco sulla donna, che è comunque inchiodata sul re, quindi dopo che la torre viene presa, f per e. E ora comunque il nero non sta messo malissimo, perché questa guadagna una mossa. Il bianco può ancora dare questo scacco, guadagnando un pedone. Però dopo re g7, donna d1, ok, il bianco è un po' in vantaggio materiale, ma almeno le torri sono attive e il re non è più così in pericolo, quindi la partita proseguirebbe sicuramente per molte, molte mosse. Ecco quindi che piuttosto che fare l'ingordo e andare a catturare la donna, viene dato quest'altro scacco di scoperta. Torre in g4, per mantenere la torre sulla colonna g e bloccare al massimo l'iniziativa del re. Anche qui non è che ci sia molto da fare, perché se il re si sposta c'è subito matto con torre h4. Quindi il nero qui preferisce giocare donna e3, è una opzione sicuramente papabile. Difatti, se il bianco fa subito l'ingordo e mangia la donna, c'è d per e, allora rimane col problema di questa torre sotto, che va gestita ad esempio con questo scacco, re g7, f per e3 e torre ac8. Anche qui la situazione non è ben chiara, anzi, probabilmente i pezzi del nero sono più forti, anche il bianco però ha qualche pedone in più, posizione probabilmente pari. Ok, quindi Carlsen non si fa prendere la foga di catturare questa donna, ma prima mette in salvo la torre con torre h4 scacco. Mossa molto corretta. E qui che fare? In partita si è giocata cavallo h5, che sembra una buona idea perché attacca ancora la torre. L'altra alternativa poteva essere spostare il re, ad esempio in g7, però comunque la donna cade. E qui torre AC8, si guadagna al solito tempo con l'attacco sulla donna, ed effettivamente così è un po' meglio, perché comunque il bianco ha un pezzo in più rispetto alla variante che abbiamo visto prima. Il bianco effettivamente con questo vantaggio non dovrebbe avere problemi a chiudere la partita in fretta. Vediamo viceversa cosa è successo dopo cavallo H5. Ancora un sacrificio. Ebbene sì, viene fatto fuori questo cavallo, costringendo effettivamente, se possibile, il re nero ancora più allo scoperto. E ora il problema è che senza il cavallo in f6 rimane scoperta la casa h7, dove si infila immediatamente la donna. Donna scacco, ancora praticamente mosse forzate, ben evitata la casa g5 eventualmente per togliersi da questa linea di attacco. E ora comunque f per e3. E effettivamente il materiale è quasi pari, però la posizione del re nero sicuramente non è favorevole per il nero stesso. E qui che fare? Viene giocata torre AC8, il nero prova a sviluppare pezzi attaccando questo alfiere. Un'altra alternativa poteva essere provare a togliere di mezzo questa minacciosa donna, però comunque si cade F7, questo alfiere è minacciato, se il nero prova a salvarlo c'è comunque re g2 con minaccia di matto. Per pararla presumibilmente si può usare l'altra torre, però scacco in h3, qui c'è niente da fare, va preso di torre, dopodiché scacco di donna, si minaccia questa infilata, quindi se il nero vuole provare a sopravvivere frappone l'altra torre, però c'è sempre questo scacco in e4 e ora sembra proprio che una delle due torri debba comunque cadere. Unica possibilità frapporre l'alfiere, però nuovamente scacco in f3, il re si deve muovere, prende un altro scacco e poi perde la torre, quindi anche questa variante non salva il nero. Ecco, quindi torre h8 non è stata giocata, ma abbiamo detto è stata giocata torre ac8. Con l'attacco sull'alfiere. E qui un'altra volta Carlsen non perde tempo
e gioca re g2 sacrificando anche questo alfiere. Fondamentalmente ha sacrificato un po' tutto in questa partita. L'alfiere viene accettato e qui il bianco ha un matto in 4. Bene, sì. Nonostante sia solo la donna attaccare, però il re è venuto in g2 proprio per bloccare questa casa di fuga al re avversario. E difatti si comincia con h3, scacco, qui mossa unica, il re in g5, donna g7 per evitare che il re possa intrufolarsi da queste parti. Anche qui non c'è molte opzioni, perché se il re h5, scacco, con g4, re h4 e matto con donna h6, quindi re f5, unica mossa plausibile, ma ora un semplice scacco forza il re nero in e4, dove prende matto con donna per d4. Ok, quindi grande mostra di abilità tattica e strategica da parte di Carlsen, nonostante la giovane età già dimostrava il fatto suo. Ok, ecco quindi la notazione di questa partita. Carlsen è arrivata a fondo al torneo a pari merito con il proprio coach Simen Agstein. Purtroppo però allo spareggio non ce l'ha fatta a prevalere e il titolo di campione norvegese è andato a Agstein. Ok, nessun problema, poi Carlsen si è rifatto l'anno dopo e sappiamo tutti cosa è divenuto nel proseguo della propria carriera. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!